A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie per esservi collegati. Nel webinar di oggi si discuterà dell'esperienza del Piemonte nella gestione pneumologica dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2. Interverranno il dottor Roberto Pro, azienda ospedaliera Ordine Mauriziano Torino, il dottor Bruno Balbi, dell'Istituto Clinici Scientifici Maugeri di Veruno, Novara, il dottor Giovanni Ferrari, dell'azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, il dottor Alberto Perboni, dell'azienda ospedaliera universitaria San Luigi Gonzaga Orbassano Torino, e il dottor Alessio Mattei, azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza, presidio ospedaliero Molinette di Torino. Vi ricordo che eventuali domande ai relatori possono essere inserite nell'apposita sezione. Passo la parola al dottor Prota. Bene, grazie, buonasera a tutti, grazie per partecipare a questo webinar che vuole avere la pretesa di presentare come si è programmata la pneumologia del Piemonte. Bene, diciamo che la rete pneumologica del Piemonte è ormai consolidata da un paio d'anni. È stata inserita di fatto su quello che è il piano di emergenza che la regione ha tracciato, e all'inizio sostanzialmente in questo documento abbiamo avuto a che fare principalmente con un documento condiviso con rianimatori e urgentisti. Durante la formalizzazione di questo documento, il sottoscritto, ovviamente sentendo tutte le parti in causa, quindi tutti gli apicali che fanno parte della commissione della rete pneumologica, è stato presentato a questa unità di crisi, così si chiama, un dettagliato progetto su quello che devono essere tutte le risorse da attribuire ai centri pneumologici, nonché lo strumentario e nonché il numero di letti di semi-intensive che erano disponibili a implementare dall'immediato. Direi che all'inizio questo percorso è stato un pochino, diciamo, difficoltoso, in quanto la panoramica prevedeva semplicemente le rianimazioni e le MECAO, però devo dire che dopo 2 o 3 giorni di contrattazioni la pneumologia è entrata di fatto nella gestione semi-intensivistica di questi pazienti. E quindi è stato consegnato appunto questo documento che ha mappato dal punto di vista generale l'intera regione su quello che ogni struttura complessa doveva avere come risorse e disponibilità a implementare i propri posti di semi-intensiva. Direi che i fatti ci hanno dato un pochino ragione, perché allo stato dell'arte, per quello che mi risulta, essendo io anche componente di questa unità di crisi del Piemonte, che i letti di semi-intensiva che sono stati implementati, faccio un esempio, per esempio della MECAO, si attestano circa sui 230-235 letti implementati di semi-intensiva respiratoria. Per quanto riguarda la pneumologia, siamo arrivati a circa 210-215 letti, quindi direi che è un risultato assolutamente soddisfacente, e ragione anche per la quale oggi ringrazio tutti coloro che si sono messi attivamente in gioco in questo percorso. Direi che tutti assolutamente hanno fatto la propria parte sulle modalità e come chi mi seguirà nella discussione vi presenterà nei dettagli. Direi che la rete pneumologica del Piemonte ovviamente non ha esaurito la sua funzione in questo contesto, ma sempre la regione Piemonte ha messo in cantiere la progettualità per quanto riguarda il COVID-free, e quindi siamo entrati in questo percorso, diciamo, di come bisogna riorganizzarsi in un contesto di COVID-free. Ebbene, anche in questo caso è stato elaborato un documento, ovviamente sempre in relazione a tutti i componenti della commissione della rete, un documento che vuole essere assolutamente propositivo e di implementazione di quelle che possono essere le semi-intensive respiratorie pneumologiche del Piemonte. E questo ovviamente per far sì che tutto l'operato che è stato svolto in questo periodo non andasse perso.
molto facilmente. Ebbene, questo documento è stato accolto, direi, molto positivamente allo stato dell'arte e agli atti di una task force che in questo contesto sta lavorando su una revisione delle reti ospedalieri, e quindi è un documento che prevede su tutte quelle unità operative che all'inizio non avevano delle strutture di semi-intensive. Ricordiamo che in Piemonte, a parte la semi-intensiva che è allocata nella mia azienda ospedaliera, quella di Bruno Balbi e qualche altro tipo anche di Saluzzo, non c'era granché. Però direi che da questo documento si evince la disponibilità da parte anche della Regione a mirare un pochino a fortificare quelle che sono le azioni delle competenze pneumologiche, soprattutto per quanto riguarda le semi-intensive respiratorie. Su questo documento che è stato consegnato alla Regione c'è l'invito appunto a considerare un ampliamento dei letti per la pneumologia nella gestione, ovviamente, per quello che è stato, diciamo, per la pandemia in essere, ma sostanzialmente anche per quanto riguarda tutte le patologie respiratorie in futuro, quindi un adeguamento dei posti letto, ma soprattutto per quanto riguarda le semi-intensive. Quindi la progettualità sostanzialmente riguarda il fatto che tutte le grandi aziende ospedaliere del Piemonte, quindi Torino, ovviamente con le varie sedi, ma ovviamente Cuneo, Novara, Alessandria, Vercelli, eccetera, siano dotate appunto di 3, 4, 5 letti di semi-intensiva in modo, diciamo, in modo conclusivo. Questo documento che facevo cenno ovviamente punta molto l'attenzione di una interazione con quella che la nostra rete deve avere necessariamente con il territorio, anche in relazione alla pandemia attuale, ma anche per il futuro, e punta molto l'attenzione anche su quella che è la indispensabilità di un percorso riabilitativo del paziente respiratorio in generale, ma cogliendo l'occasione per quello che abbiamo visto negli ultimi mesi. Bene, io direi che vi ho fatto una panoramica generale di come si è mossa la rete pneumologica del Piemonte in questo contesto, e quindi poi ci saranno delle domande ben disponibili. Grazie. Grazie, dottore. Passiamo la parola al dottor Balbi. Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori, in particolare il dottor Prota per l'impegno a favore appunto del ruolo della pneumologia in regione. E come è ovvio, come tutti abbiamo diciamo, fatto in questi giorni riflettendo sul nostro ruolo, questa situazione, questa pandemia, fra le tante disgrazie che porta, almeno ha il pregio, diciamo così, di riportare all'attenzione del grande pubblico anche, ma soprattutto ovviamente anche del mondo medico, del mondo scientifico, del mondo della sanità in generale, il ruolo del pneumologo, fra cui anche il ruolo del pneumologo che svolge attività di riabilitazione verso malati con problematiche respiratorie importanti come sono questi pazienti. Noi a Veruno non abbiamo fatto eccezione alla regola a cui accennava il dottor Prota, cioè abbiamo messo a disposizione dei letti, tanti letti per questi pazienti provenienti dagli ospedali vicini, in particolare dall'ospedale di Novara e dall'ospedale di Borgo Manero, e quindi io questo pomeriggio rapidamente spero di passare in rassegna diciamo alcuni di questi aspetti. Non mi dilungherò sull'aspetto clinico perché ovviamente per rispetto anche verso i che mi seguiranno, ricordo semplicemente che ci troviamo di fronte a uno scenario veramente complesso in cui la pandemia diciamo, ha portato una grandissima numerosissima mortalità che è stata paragonata, anzi ha superato quella dei conflitti degli ultimi del secolo del Novecento che ci ha appena lasciato, a cui segue però di riflesso una restrizione o addirittura un'abolizione di tutto quello che non è collegato al paziente Covid, tutto quello che è il paziente che non è che non ha problematiche Covid, che però esisteva prima ed esiste ancora adesso, che si va a sua volta a sovrapporre a altre ondate di mortalità, di morbilità grave,
che possono accadere sia in terapia intensiva che al di fuori della terapia intensiva, e questo a sua volta porta a ostacoli per l'assistenza e la cura dei pazienti con malattie croniche, di cui noi pneumologi ci occupiamo giornalmente, fino ad arrivare alla fase in cui siamo ormai già dentro, in cui stiamo sperimentando gli esiti sia fisici che psicologici, che sociali, che economici di questa pandemia. Un rapido accenno, dicevo, all'aspetto clinico con degli approcci alla parte riabilitativa che invece tratterò più in esteso. Si parte dal paziente sintomatico che si rivolge alla struttura ospedaliera. Noi abbiamo messo una premessa: sono indebitato col dottor Vitacca per alcune di queste diapositive che abbiamo condiviso, e sono molto di più indebitato con i colleghi e con i fisioterapisti di Veruno che mi hanno aiutato e fornito i dati che vi mostrerò. Quindi noi mettiamo come, diciamo, sintomo cardine la dispnea, ma tutti sappiamo che ci sono altri sintomi, sia la febbre che la tosse, tosse prevalentemente secca, che altri sintomi non prevalentemente respiratori, che portano il paziente all'attenzione dell'ospedale sostanzialmente. Questi sintomi hanno come substrato un'alterazione funzionale che non è stata ancora completamente definita, anche per varie problematiche. Ne ricordo una, quella per esempio della gestione dell'esame spirometrico in chi riesce ad eseguirlo, ovviamente, nell'era del Covid, che non è assolutamente banale con le misure di prevenzione che devono essere adottate. Comunque diciamo che, trattandosi di una forma interstiziale, dovrebbero esserci e verranno confermate, immagino, alterazioni restrittive, alterazioni diffusive a livello polmonare, che hanno come diciamo controparte i quadri di imaging che conosciamo, che abbiamo visto sia a livello radiologico, che TAC, che eco, ma anche alterazioni che abbiamo riportato qua non strettamente respiratorie, ma che ovviamente influiscono sia sulla salute del paziente sia anche sull'aspetto respiratorio, come le neuropatie, come le forme cardiache con aritmie, miocardite, la tendenza all'ipercoagulabilità di cui si parla molto in questo periodo, e i danni epatici e metabolici. Tutto questo ovviamente con le associate alterazioni degli scambi gassosi, altre sedette, insufficienza respiratoria, per la grandissima parte ipossemica, porta all'ospedalizzazione, che molto spesso, magari con cambiamenti di setting, è un'ospedalizzazione lunga, e questa è l'anticamera della disabilità, che si può manifestare sia a riposo, addirittura con difficoltà nella parola, nella gestione dell'attività della vita quotidiana. Abbiamo letto sul giornale che il simpatico Giovanni Poretti di Aldo Giovanni e Giacomo ha dichiarato che non riusciva a chiudere la caffettiera mentre era in fase Covid. La disabilità a riposo, nei migliori dei casi, quando il paziente ovviamente migliora anche clinicamente, può lasciare una disabilità da sforzo, una faticabilità, e quindi tutto ciò si associa a rischi di complicazioni e ulteriormente di morte, magari anche in fase non estremamente acuta, come abbiamo visto con una seconda ondata. E se poi il paziente aveva delle disabilità preesistenti, come è possibile, i nostri pazienti cronici possono essere infettati dal Covid, tutto questo ovviamente congiura contro il paziente e lo può rendere disabile da un punto di vista respiratorio. Affrontando il problema riabilitativo, abbiamo molto più facilità a dire, come dicevo al poeta, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, cioè ciò che non sappiamo rispetto all'approccio riabilitativo, all'intervento riabilitativo nei pazienti Covid, ovviamente coloro che sono sopravvissuti, così come è stato descritto in questo documento dell'ERSE, a cui hanno partecipato vari esperti, compresi gli esperti italiani. E quindi non sappiamo quando il paziente è dimissibile, come si fa a dire che il paziente è in grado di ritornare a domicilio, la negatività al tampone è una condizione, ma non è ovviamente l'unica. Come, che cosa ci darà, quale sarà il fattore predittivo che il paziente comunque recupererà una situazione clinica e funzionale valida? Che cosa succede se il paziente rimane infettato? Se è possibile in questo caso svolgere dei protocolli, per esempio, di teleriabilitazione, che ovviamente
risolverebbero tanti problemi di sicurezza e di prevenzione sia per gli altri familiari del paziente, sia per gli altri pazienti, sia per gli operatori. E qual è il tempo e il protocollo da attuare in questi pazienti, con quali tipi di valutazioni, con quali tipi di indici di risultato e così via. Non vi voglio annoiare, il concetto è che entriamo in una, ci addentriamo in un territorio inesplorato anche da un punto di vista riabilitativo. Ovviamente è in atto anche qui uno tsunami, lo definirei, bibliografico e di letteratura, compresi alcuni position papers che possono magari interessare, io li cito solamente, ma sono facilmente recuperabili, alcuni ovviamente dalla Cina, alcuni dall'Australia, ma avevo questo report in basso, come vedete, della Task Force internazionale dell'ERS, nella versione del 3 aprile, ma verrà aggiornato, e anche dei documenti italiani, il documento dei fisioterapisti respiratori, pubblicato sul Monal der Kampst, e il documento dell'intersocietario, sempre con i fisioterapisti, ma soprattutto da parte dell'AIPO, anche con la partecipazione della SIP, a cui fa successive. Questo documento intersocietario è stato, diciamo, si muove da un audit che è stato svolto fra i pneumologi coinvolti nella gestione dei pazienti Covid, allo scopo di definire delle linee guida, forse un po' diciamo ambizioso come obiettivo, comunque di proporre un algoritmo di gestione, una prima tranche, una prima bozza di condivisione per il trattamento riabilitativo di questi pazienti. Quindi ci si è focalizzati sull'organizzazione delle cure e dell'assistenza ospedaliera e sul tipo di trattamento. Ovviamente nel trattamento va inclusa la riabilitazione respiratoria, visto che è una componente importante nella gestione dell'insufficienza respiratoria e del danno d'organo e del danno anche sistemico che si manifesta. Teniamo presente che non c'è da inventare nulla, forse, perché la riabilitazione respiratoria è già definita, è già stata definita come un intervento multidisciplinare basato su una valutazione e su trattamento personalizzato che include, ma ovviamente non è limitato, al riallenamento, allo sforzo, all'esercizio fisico, ma con componenti di educazione, educazionali, di modificazione dei comportamenti a rischio, con lo scopo di migliorare la condizione fisica e psicologica di persone con patologia respiratoria. Quando è stata scritta ovviamente questa definizione non si pensava magari al Covid, ma in realtà le forme acute di insufficienza respiratoria fino alla RDS, fino alla gestione del malato critico, le forme interstiziali erano già presenti, quindi non si parlava solo della componente BPCO, ma anche di tutte le componenti con diversa patologia respiratoria e con associata disabilità. E quindi l'intervento va diciamo, valutato in maniera importante anche dal punto di vista. La classificazione clinica che è stata adottata in questo documento italiano dell'AIPO è quella che era stata adottata dall'OMS qualche mese fa, per la verità, e dallo Spallanzani. Come sapete, tutte le classificazioni cliniche sono discutibili, quindi diamo un po' così con grano di sale nel cervello, possiamo discuterlo ovviamente, però ci attendiamo, perlomeno nella gestione nella gestione riabilitativa, fondamentalmente a queste tre grandi categorie di pazienti. Pazienti, diciamo, in forma non grave o lieve, quindi che hanno sì una polmonite, ma non hanno un segno di quadro severo o grave, come viene descritto immediatamente sotto al capo B, cioè coloro che hanno una frequenza respiratoria nettamente aumentata, che sono sintomatici per dispnea, che desaturano abbondantemente anche in aria ambiente a riposo, fino ad arrivare a coloro che hanno veramente una grande compromissione degli scambi respiratori con un quadro radiologico e un quadro clinico, direi anch'io, compatibile con una forma quantomeno iniziale di ARDS. Come vedete, quindi c'è tutto lo spettro delle forme cliniche che in questi mesi ciascuno di voi ha potuto valutare. Ecco, quindi l'approccio anche riabilitativo deve tener conto, inevitabilmente,
della gradazione clinica, e quindi quando si parla delle forme molto gravi si parla anche dell'aspetto ventilatorio o dello svezzamento dell'aspetto ventilatorio con monitoraggio, con adeguamento del supporto e dell'ossigenoterapia alle esigenze del paziente, e utilizzando e mettendo a frutto quei protocolli di non solo estubazione ma anche di svezzamento dalla ventilazione meccanica non invasiva, così come abbiamo avuto modo di mettere a frutto in tutti questi anni nei nostri pazienti. Bisognerebbe cercare di prevenire la disabilità, in questo caso ovviamente è fondamentale l'apporto del personale, sia infermieristico ma anche e soprattutto per chi ce l'ha e per chi può utilizzarlo comunque fisioterapico, con le mobilizzazioni, i cambi di postura, le terapie posizionali, ed è stato anche proposto la stimolazione. Le prevenzioni di disabilità sono ovviamente valide anche per quanto riguarda le altre forme, e quindi il disallettamento, i frequenti cambi di posture, le terapie posizionali, gli esercizi attivi degli arti di condizionamento muscolare, laddove il paziente meno grave riesce ad effettuarli. Ricordo che alcuni dei pazienti che abbiamo accolto, ma non solo noi, immagino sia esperienza comune, erano completamente allettati, si direbbe volgarmente spiaggiati completamente, quindi anche questo era un'attività che poteva essere svolta solamente a letto, con rinforzo dei muscoli periferici, eventualmente con stimolazione neuromuscolare. Vado avanti, ecco, no, un accenno alla fisioterapia per quanto riguarda le secrezioni. Solitamente, diciamo perlomeno agli inizi, la tosse non è produttiva in questi pazienti, a meno che non siano pazienti che avessero già forme ipersecretive, BPCO nella forma bronchitica cronica o bronchiettasie, e quindi anche le tecniche di crisi delle vie aeree vanno adattate a questa situazione. Fino ad arrivare alla fase post-acuta, per chi ci arriva, e bisogna vedere come ci arriva, in cui i capitoli sono sempre quelli che avete visto nelle diapositive precedenti: lo svezzamento, addirittura fino allo svezzamento della tracheo per chi era arrivato in tracheo, il recupero della disabilità con il ricondizionamento e il ciclo ergometro, fino ad arrivare al ciclo ergometro, e la fisioterapia toracica per le tecniche di nuovo di clearance delle vie aeree, fino al counseling pre-dimissione per il paziente con il supporto psicologico e il reinserimento nella vita. Che cosa è successo, diciamo, con in mente più o meno uno scenario del genere a Veruno, ma immagino che cosa è successo in maniera molto simile nelle nostre divisioni di pneumologia sia in Piemonte che al di fuori del Piemonte. Nell'era pre-Covid, le attività che si venivano svolte, qui c'è scritto dei fisioterapisti respiratori, ma io direi in generale le attività che venivano svolte dal paziente con l'aiuto del fisioterapista, sotto la supervisione del medico, con la collaborazione anche di altre figure sanitarie, erano quelle che conosciamo da tempo, di cui parliamo da tempo: l'attività di riallenamento allo sforzo, l'attività di ottimizzazione della terapia e di ossigenazione con la ventilazione e le CPAP, la clearance delle vie aeree ove necessaria, ove indicata, e la parte educazionale, sociale, psicologica e rivolta al paziente e anche al caregiver. La rivoluzione che a Verona è cominciata il 20 di marzo, in altri posti magari è iniziata anche prima, ha portato a una riorganizzazione in cui c'è stato, diciamo, il saturimetro è diventato oggetto di culto non solo dei pneumologi, non solo dei fisioterapisti e dei personale che lavora in pneumologia, ma a livello del grande pubblico. Il NIVE e la CPAP sono state rivalutate per questa categoria, ce ne parlerà ovviamente il collega, per questa tipologia di pazienti con queste caratteristiche. C'è il problema della pronazione, ovviamente nei pazienti più gravi, nei pazienti che hanno dei quadri ARDS, ma questo nelle terapie sicuramente intensive e anche nei scenari semi-intensivi, fino nelle fasi migliori al ricondizionamento e a valutazione iniziale e finale delle condizioni dei pazienti. Vado rapidamente alle... perché non voglio rubare spazio agli altri, all'esperienza nostra, Maugeri. Ovviamente sono dati che io condivido con voi ancora estremamente in fieri, ancora interim, come si dice. Al 20 di aprile erano arrivati a Veruno 152 pazienti,
di cui 68 in ossigenoterapia, 3 già in alti flussi, 6 in ventilazione o CPAP, di cui 3 poi hanno fallito la ventilazione. Abbiamo avuto, se andate alla penultima riga, anche una mortalità veramente impressionante, quindi i pazienti venivano trasferiti non certamente in fase stabile o una volta scampato il pericolo, e pazienti che erano stati anche alcuni anche trasferiti, intubati, ma comunque almeno la metà ad oggi, al 20 di aprile e di più anche nei giorni seguenti, fidatevi di me, sono stati rimandati a casa dopo una valutazione, un trattamento fisioterapico e una ovviamente una valutazione col tampone. Valutiamo questi primi 73 pazienti che sono arrivati a Veruno, l'età media era di 74 anni, vi era una lieve prevalenza di maschi a Veruno, un po' diverso da quello che si sente dire in giro, vi era un indice di comorbidità pesanti, veramente quello della CIRS di complessità 4,4, vi erano percentuali significative fino al 34% degli ARDS, ma comunque anche pazienti con disfagia, con sintomi depressivi o con alterazioni cognitive, sia pregresse che insorte acutamente. La durata di degenza è stata relativamente breve per un trattamento fisioterapico e riabilitativo, ma questo è dovuto all'enorme pressione che c'è stata in quei giorni da parte degli ospedali di mandare altri pazienti. Avevamo avuto pazienti che hanno avuto, come vedete, anche delle valutazioni di scambi gassosi veramente deficitarie, ma comunque abbiamo assistito a un trend di miglioramento al momento della dimissione. Questi pazienti sono stati valutati con dei test riabilitativi, l'indice di Bartel, che come vedete è passato da 43 a 59, quindi con un miglioramento molto importante alla dimissione, e altri due test invece probanti, che sono il Short Physical Performance Battery all'ingresso, che va da un punteggio da 0 a 12 a 2,5 all'ingresso e all'uscita a 5,3. Questo significa che i pazienti sono migliorati molto, ma non tanto da ritornare ovviamente a condizioni di normalità, tanto che alcuni avrebbero avuto l'indicazione a proseguire l'aspetto riabilitativo. In alcuni casi è stato possibile, in altri non è stato semplicemente possibile, e la stessa cosa vale per quanto riguarda il sit-to-stand in un minuto, con il numero di ripetizioni di quante volte il paziente riusciva a alzarsi da una sedia in un minuto autonomamente senza l'aiuto delle braccia. Tre diapositive di grafici per rendere più chiara la situazione: diminuzione della FiO2, miglioramento del punteggio al short port SPPB e miglioramento del numero di ripetizioni al sit-to-stand di un nel breakdown delle diverse attività che compongono l'SPPB, che sono il cammino di 4 metri, il test di equilibrio e di nuovo il sit-to-stand. Come vedete, la fa da padrone la parte della torta azzurro scuro all'ingresso, che significa la praticamente impossibilità a svolgere questo test, sarebbero i pazienti del gruppo 0, e in tutte e tre i parametri. La dimissione, questo tipo, questa fetta della torta è nettamente diminuita in tutte e tre i parametri valutati in questo test. Ultime diapositive per dire quali sono le idee che abbiamo in testa e i protocolli che stanno già partendo, sia in Maugeri che al di fuori della Maugeri, nel mondo riabilitativo respiratorio. Cioè vanno valutate l'aspetto della fatica muscolare, della faticabilità muscolare, con dei test appropriati e trattati con probabilmente dei protocolli in qualche modo simili, ma in qualche modo anche diversi a quelli che abbiamo utilizzato per gli altri tipi di pazienti. Vanno valutati tutti gli aspetti della disabilità, a partire dalla tracheostomia fino al planning della dimissione, gli aspetti psicologici, gli aspetti occupazionali, gli aspetti della rieducazione alla parola e gli aspetti delle attività della vita quotidiana.
Ovviamente ci saranno pazienti, come sempre capita, che avranno maggiori bisogni riabilitativi, saranno coloro che avranno magari una lunghezza di degenza maggiore, che avevano avuto una insufficienza respiratoria così più grave di altri, che erano stati ventilati, che erano stati tracheostomizzati, che hanno desaturazione da sforzo residua, che hanno alterazioni spirometriche della diffusione, che hanno comorbidità, e per questi pazienti noi dobbiamo sviluppare dei protocolli diciamo post-COVID o COVID-free, come diceva il dottor Prota, con degli indici di valutazione in e out appropriati, sui quali non mi soffermo. Quindi, dicendo, come accennavo prima, che questa drammatica epidemia sicuramente ha messo in luogo e in gioco nuovamente l'azione dei pneumologi che si occupano, e dei fisioterapisti e degli istituti che si occupano di riabilitazione respiratoria, mettendo a frutto l'esperienza nei decenni passati su altri tipi di patologie che in qualche modo possono dare dei suggerimenti per questi pazienti. Va tenuto conto di questo aspetto nella programmazione della cura attuale e futura di questi pazienti, perché sicuramente, se non se ne tiene conto, una parte dei bisogni di questi pazienti e della disabilità non verrà affrontata, e non dico non verrà guarita, ma perlomeno migliorata, tenendo sempre presente che ogni problema complesso presenta una soluzione semplice che però purtroppo è sbagliata. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, dottor Balbi. La parola adesso al dottor Giovanni Ferrari. Buongiorno. Allora, vi racconto brevemente quella che è stata la nostra esperienza, nel senso che ci siamo trovati ad affrontare una patologia nuova di cui si sapeva e tuttora si sa poco, e di cui si è scritto molto, e si può dire che mai si è scritto così tanto di una patologia che si conosce così poco. Quindi abbiamo dovuto pensare in modo non convenzionale, modificare il nostro comportamento, adattarci ed essere flessibili. Questo ci ha portato a fare le cose in fretta, quindi abbiamo dovuto preparare un'area destinata ai pazienti Covid, facendo un percorso adeguato, procurando il materiale idoneo per la gestione dei pazienti in insufficienza respiratoria, e questo è stato un problema perché il materiale scarseggiava in tutta Italia. Ci ha portato a essere più attenti a utilizzare dispositivi in dotazione, a sprecare poco e a identificare precocemente i pazienti da trattare. La nostra subintensiva ha 6 posti letto, quindi abbiamo dovuto, l'azienda ci ha messo a disposizione un reparto, che era il reparto di ortopedia, che è stato svuotato a tempo di record, è stato trasformato in un reparto idoneo per accettare i pazienti Covid a media intensità, cioè quelli da sottoporre ai supporti ventilatori non invasivi. Per fare questo, appunto, non abbiamo costruito 1000 posti letto in 10 giorni come in Cina, ma ci siamo difesi bene. Abbiamo attrezzato un reparto con 32 posti letto, è stato creato un percorso unidirezionale che consentisse appunto al personale di accedere al reparto, di fare la prima vestizione, di accedere a una seconda area pulita dove c'era il computer, la possibilità di chiedere gli esami per i pazienti. Da lì successivamente si accedeva a un'altra zona dove veniva la vestizione con i dispositivi di protezione individuale, e poi si accedeva al reparto vero e proprio, dotato di 32 postazioni, stanze a 2 letti distanziate di almeno 1,5 metri, un letto ciascuno dall'altra. Ogni postazione era equipaggiata con un venturimetro per CPAP. È stata aumentata la portata del gas, dell'ossigeno, in tutto il reparto per venire incontro all'aumento del consumo del gas per questi pazienti. Sono stati installati monitor multiparametrici per monitorare appunto i parametri vitali, pressione cruenta, pressione invasiva, frequenza cardiaca, saturazione, frequenza respiratoria, e non disponendo di un open space abbiamo installato delle camere di videosorveglianza appunto per i pazienti. Il reparto è stato equipaggiato con la seguente strumentazione: dispositivi per l'ossigenoterapia ad alti flussi, tutti quelli che siamo riusciti a trovare, dei venturimetri per CPAP, dei flussimetri per fare la CPAP, dei ventilatori a gas compressi, dei ventilatori a turbina. Non abbiamo usato ventilatori monotubo con maschere vented per ovvi motivi che sono stati spiegati in precedenti webinar.
e non abbiamo utilizzato i ventilatori per la CPAP perché poco performanti, utilizzando solamente i venturimetri, e qualora non disponibili i flussimetri per la CPAP. Il reparto è stato equipaggiato con 3 ecografi, l'ecografo ha sostituito il fonendo, vuoi per le informazioni che ci ha dato, vuoi perché in una stanza con 2 pazienti, con 2 CPAP, l'esame obiettivo, come dire, è molto autoreferenziale. L'ecografo ci fornisce delle informazioni sia sulla in fase diagnostica, sia durante il monitoraggio della malattia. Il modello che è stato preintestato pure, ovvero sono state identificate e create delle strutture a bassa intensità, ad alta intensità, la terapia intensiva ha moltiplicato i propri posti letto, e poi c'è la terapia intensiva che è stata creata, questa struttura di 32 posti dove la terapia sull'intensiva pneumologica e internistica sono confluite. 16 letti erano a carico dei pneumologi, 16 a carico degli internisti. Non solo, è stato un approccio multidisciplinare con la cooperazione e collaborazione degli infettivologi e dei rianimatori. Non a caso la guardia attiva notturna nel reparto era svolta da un rianimatore, dato anche l'elevato numero di pazienti sottoposti a supporto ventilatorio non invasivo. La terapia subintensiva poi è fatta da step down e step up unit con la terapia intensiva, appunto per cercare di poi anche di riassorbire i pazienti dalla rianimazione. L'approccio farmacologico è stato discusso ovviamente per tutti i singoli pazienti, seguendo quelle che sono state e si sono lette poi le indicazioni su questa malattia di cui si conosce poco. Difficoltà ne abbiamo incontrate ovviamente, è una malattia nuova, sicuramente nonostante la drammaticità dell'evento è un'esperienza dal punto di vista professionale umano che ci ha segnato molto. La difficoltà è che non ci sono trattamenti basati su prove di efficacia, anche pochi studi randomizzati, ad esempio sull'alopina veritonavir, sono comunque ancora criticabili, quindi la difficoltà è stato trattare questi pazienti. Come aggirare il problema? Beh, cercando di adattarsi, la fame aguzza l'ingegno, dicevano i latini, cercare di non far male e non sempre fare tanto fa bene. Possiamo cercare di trattare i pazienti con il less is more, che forse è la filosofia che più ci ha aiutato. Ad esempio, il trattamento ventilatorio nelle fasi iniziali dell'epidemia forse è stato sovradosato, si diceva all'inizio fate la CPAP, 15 centilitri d'acqua, tanto ossigeno a tutti, forse non era il trattamento migliore per i pazienti. Tanto più che, grazie agli studi e alle informazioni che sono arrivate in letteratura, questi pazienti non hanno un RDS comune, ma hanno sviluppato dei quadri respiratori diversi. Ne sono stati, è stato proposto di identificare 2 quadri, sostanzialmente che dipendono dalla severità dell'infezione, dalla risposta dell'organismo ospite, dal tempo intercorso tra i sintomi, l'accesso in ospedale, dalla risposta ventilatoria. Ci sono 2 quadri, uno caratterizzato da un imaging TAC con delle aree vetrosmerigliato, un'ipossemia importante, una compliance polmonare normale o addirittura aumentata e una risposta ventilatoria del paziente caratterizzata da un elevato drive ventilatorio e da un aumento del volume minuto. Questo in alcuni casi può portare allo sviluppo comunque di elevate oscillazioni negative della pressione intrapleurica che portano a un aumento della pressione transpolmonare trascapillare che va a peggiorare il quadro infiammatorio. E quindi, come dire, anche se trattiamo questi pazienti con la CPAP o con la NIV, il paziente può autoindursi un danno mediato dal paziente stesso, la cosiddetta PSILI. L'altro quadro è un quadro sempre di un paziente ipossemico, ma un quadro caratterizzato da un importante shunt destro sinistro dovuto appunto alla perfusione di aria del polmone non ventilato, una bassa compliance e dalla probabilità di una risposta all'impostazione di PIP elevate e di una risposta anche alla pronazione. Comunque sia, non demonizziamo la ventilazione non invasiva in senso lato, che siano altri flussi, che sia CPAP, che sia ventilazione, l'abbiamo applicata ai pazienti, siamo riusciti a trattare in modo, come dire, adeguato diversi pazienti evitando l'intubazione. Ci sono delle variabili da rispettare però in tutto questo, a partire dalla protezione degli operatori, dalla riduzione delle manipolazioni del casco e della maschera sui pazienti e dal considerare appunto anche gli alti flussi come una tecnica di ossigenazione e non solo di ossigenazione da preferire almeno i pazienti con una compliance polmonare normale o elevata. Nei pazienti con CPAP e NIV abbiamo utilizzato come interfaccia preferibilmente il casco, come è già stato detto e approfondito in precedenti webinar, e come dire il paziente andava monitorato in modo adeguato per non ritardare nessun motivo
l'intubazione tracheale. Per concludere quello che dicevo, nei pazienti in cui si applica una pressione intratoracica positiva, se sono pazienti precarico dipendenti, ovviamente la CPAP o la ventilazione che sia può avere degli effetti emodinamici importanti negativi sul paziente, per cui il compenso emodinamico va sempre ottimizzato in questi pazienti, e anche gli effetti respiratori non sempre sono positivi. Più aumento la pressione, più posso comunque aumentare la pressione sui capillari polmonari e quindi peggiorare ulteriormente quello che è il cardiac output del ventricolo destro. Quindi non sempre elevate pressioni hanno degli effetti positivi dal punto di vista respiratorio ed emodinamico. E come accennavo prima, l'aumento della pressione transpolmonare e transcapillare peggiora il quadro polmonare e il danno polmonare iniziale creato dal virus. Per quanto riguarda gli alti flussi, li abbiamo usati nel corso del tempo sempre di più, perché è una tecnica di ossigenazione e non solo, favoriscono il washout dell'O2, riducono il lavoro respiratorio, migliorano la clearance delle secrezioni, il comfort dell'interfaccia sicuramente è superiore alle altre, casco o maschera che sia, come tutte le tecniche di supporto ventilatorio non invasivo, il paziente va selezionato in modo adeguato, va monitorato in modo adeguato e se non risponde al trattamento e la risposta va valutata entro un'ora dall'inizio del trattamento, il paziente deve fare una escalation del trattamento o va intubato. Gli effetti fisiologici sono diversi, non mi dilungo su questo, forse il più importante è questo effetto PEEP che si verifica soprattutto a livello telespiratorio, in cui gli alti flussi a me danno una pressione positiva soprattutto nella fase telespiratoria, che è proporzionale all'incremento del flusso. Per ogni 10 litri di incremento del flusso c'è un aumento di questa pressione positiva telespiratoria. Non ci sono prove di efficacia a favore degli alti flussi nell'insufficienza respiratoria, non ci sono prove di efficacia neanche per anime la CPAP, e le linee guida dell'RSTS del resto ci dicono che nell'insufficienza respiratoria ipossemica de novo la NIV non è raccomandata. Tuttavia, il gruppo selezionato di pazienti, e soprattutto considerata nell'epidemia di Covid l'elevato numero di pazienti in insufficienza respiratoria, abbiamo utilizzato CPAP, NIV e soprattutto gli alti flussi con dei risultati più che buoni, soprattutto nel fenotipo di pazienti, diciamo, con ipossemici con compliance normale o elevata. I vantaggi sono quelli che le cannule nasali sono molto più comode. Abbiamo cominciato con un flusso di 40 litri aumentato in base alle necessità ventilatorie del paziente. La temperatura la più alta tollerata dal paziente, è più importante il flusso della temperatura sugli effetti degli alti flussi. Il reservoir d'acqua andava tenuto sempre più in alto rispetto alla macchina per alti flussi, per evitare un sifone nell'apparecchio. Il paziente in alti flussi comunque va monitorato esattamente come il paziente in CPAP e dopo un'ora va rivalutato e se non migliora va considerato un'escalation del trattamento. Per quanto riguarda, ancora per concludere, quello che abbiamo fatto, la nostra esperienza, l'ecografo ci ha accompagnato giorno per giorno nell'esame obiettivo. Ripeto, in alcune situazioni il fonendo l'abbiamo abbandonato, tra virgolette, perché il rumore della stanza, il rumore dei ventorimetri non ci permettevano di avere un esame obiettivo, come dire, soddisfacente, e l'ecografo ha sostituito il fonendo. L'approccio è stato l'approccio standard, come da linea guida. Due scansioni anteriori, due laterali, due posteriori, nel paziente collaborante e nel paziente non collaborante. Se il paziente non collaborava, un secondo operatore girava in decubito i pazienti e si esploravano le scansioni posteriori. Non solo il polmone, nel senso che guardiamo il polmone, già che abbiamo la sonda, guardiamo i vasi. I vasi, per quanto riguarda l'approccio a posizionamento di device intravascolari, abbiamo cercato di evitare ovviamente di posizionare accessi venosi centrali, sono stati preferiti gli accessi periferici, e l'eco vascolare per escludere o confermare la presenza di fenomeni trombotici abbastanza diffusi nei pazienti affetti da Covid. Il cuore, altro organo target del Covid, e il diaframma, che ci è servito per valutare quella che è la mobilità del diaframma e la risposta al trattamento ventilatorio. Non mi dilungo, che il tempo è tiranno. L'ecografia ci è servita non per fare diagnosi, non credo, c'è stato un webinar sull'ecografia bellissimo, che ci sia un pattern specifico ecografico che consenta di fare diagnosi.
ma l'ecografo ci consente di descrivere il pattern dei pazienti, ci consente di fare una diagnosi differenziale, non esistono solo i pazienti Covid, ci dà un aiuto nella gestione delle vie aeree, ci aiuta nell'ottimizzazione delle impostazioni ventilatorie, ci aiuta nel monitoraggio di questi pazienti ed è una guida indispensabile e irrinunciabile nelle procedure invasive e nelle valutazioni delle complicazioni. La diagnosi differenziale in base ai vari pattern che possiamo vedere, le linee A, la comparsa di linee B, la comparsa di consolidamenti con o senza broncogramma, l'assenza dello sliding, ci aiutano a vedere avere una diagnosi orientativa sul paziente. Ovviamente l'ecografia va sempre integrata con la clinica, non esiste solo la sonda. Ci aiuta in situazioni di emergenza, l'intubazione tracheale. Posso vedere se ho intubato l'esofago anziché la trachea e una volta che ho intubato correttamente il paziente posso escludere un'intubazione selettiva guardando lo sliding e l'impulse. In pochi secondi ho una conferma, se mi permettete, più affidabile delle mie orecchie e del fonendoscopio. Ma dove l'ecografia gioca un ruolo importante è nella valutazione della densità del polmone. L'ecografo è un densitometro e quindi posso valutare la reazione o la perdita di reazione del polmone, dando uno score al pattern ecografico che vedo. Ad esempio, il pattern, tra virgolette, normale è un pattern in cui ho delle linee A, che compariranno prima o poi sullo schermo, eccole qui. E quando un pattern di questo tipo sull'ecografo darò uno score di zero. Se il polmone inizia a perdere area e una perdita di aerazione lieve o moderata, compariranno delle linee B. Se la perdita è lieve o moderata, avrò almeno 3 linee B per campo e comunque se sei coalescente in meno del 50% dello schermo, darò uno score di 1. Se compaiono più linee B e queste linee B occupano più del 50% dello schermo e sono coalescenti, avrò una severa perdita di aerazione, darò uno score di 2. E se ho un consolidamento polmonare completo, avrò perso completamente l'aerazione polmonare e questa perdita di aerazione, a questa perdita darò uno score di 3. L'ecografia, oltre a valutare la reazione del polmonare, mi consente di valutare in real time, mentre applico una CPAP, posso valutare quanto recluto il mio polmone anche non invasivamente. Gli studi sono pochi, sotto forma di abstract, ma sono incoraggianti da questo punto di vista. Posso valutare anche la risposta alla somministrazione di liquidi. Si diceva di non tenere troppo bagnati, tra virgolette, questi pazienti. La comparsa di linee B può stare a indicare che forse ho infuso troppi liquidi nel mio paziente. E poi l'ecografia del diaframma mi può aiutare a impostare una pressione di supporto adeguata senza sovrassistere o sottoassistere il paziente e mi può aiutare molto nel processo di svezzamento del paziente. L'ecografia mi aiuta anche nella guida all'esecuzione di un esame broncoscopico. La presenza di un broncogramma statico, fluido, dinamico mi consente già di pensare a che tipo di esame vorrò fare e a quali procedure vorrò fare sul mio paziente. Indispensabile e rinunciabile per le procedure invasive, penso agli accessi vascolari, non solo al posizionamento ma anche al controllo delle complicazioni, ad esempio a una trombosi dopo che avevamo posizionato una mini midline a un paziente. Quindi per concludere, l'ecografia è stata indispensabile per orientarci nella diagnosi differenziale, per monitorare il paziente, per monitorare la reazione polmonare nel corso del trattamento, per impostare quando li abbiamo ventilati la pressione di supporto nei pazienti per cercare di avere una pressione di supporto ottimale, indispensabile e irrinunciabile nelle procedure invasive ed è stata utile, e lo facciamo sempre anche nella pre-Covid, nello svezzamento della ventilazione. Con questo vi ringrazio. Grazie dottor Ferrari. E passiamo adesso la parola al dottor Alberto Perboni. Prego. Buongiorno a tutti. Grazie per avermi dato l'opportunità di parlare in questo incontro. Il ruolo della NIV. Diciamo che il titolo non è proprio che mi piacesse tanto, perché effettivamente la NIV rimane un pochino negletta nella storia della pneumologia e soprattutto di questa parte della pneumologia legata al Covid. Quando tutte le volte che ci troviamo a parlare di Covid, ci siamo trovati a parlare di Covid, sarà successo a tutti quanti, ci troviamo di fronte a una grossa pressione. Da una parte abbiamo la pressione e il desiderio di curare i pazienti,
dall'altra abbiamo il dovere, l'obbligo di non far ammalare gli operatori sanitari. E questa è stata una cosa che fin dall'inizio abbiamo avuto ben presente e che certamente ha influito molto, soprattutto in quei primi giorni di grande confusione in cui non si sapeva bene cosa succedeva, come questa malattia si trasmetteva, quali erano le cose da fare e da non fare, ha turbato i miei sogni e credo quelli anche di tante altre persone. Siamo andati a cercare allora, anche un po' affannosamente, che cosa bisognava fare da un punto di vista di cura di questi pazienti. Una delle prime circolari del Ministero della Salute ci diceva che nelle situazioni di pazienti ipossemici possono essere utili gli altiflussi, l'ossigeno in altiflussi umidificati e riscaldati e la ventilazione non invasiva. Non ci sono linee guida definitive sull'uso degli ANIV nel paziente ipossemico. E poi, altro punto che sottolineo, la somministrazione dell'ANIV può adottare varie interfacce. Quindi, insomma, non qualcosa di particolarmente illuminante. Allora si va a cercare l'Organizzazione Mondiale della Sanità e in uno dei suoi punti ci segnala che le linee guida non parlano di NIV in termini di raccomandazioni per la insufficienza respiratoria ipossemica e neanche per le pandemie. Tuttavia dice che i pazienti che avranno un trial di NIV devono essere acutamente monitorizzati e queste sono cose che più o meno sappiamo e di cui magari parliamo rapidamente dopo. Un piccolo punto che si collega alla mia frase iniziale. Tutto sommato, alti flussi e NIV non creano grossi problemi rispetto alla trasmissione per via aerea, se utilizzati in maniera corretta. Allora ci è venuto voglia di andare a vedere qualcosa di più, capire qualcosa di più. Ciò su cui ci possiamo basare sono le epidemie passate, neanche tanto vecchie, perché se pensiamo che abbiamo nel nostro sacco la SARS che è data più o meno 2002, l'H1N1 che è data più o meno 2009, la MERS che è data più o meno 2012, vedete che alla fine in questi ultimi 15 anni, nell'ultimo ventennio, abbiamo avuto comunque tre situazioni, non ovviamente simili come a queste in tutto, ma che certamente ci potevano dare delle indicazioni. 2004, questo articolo ci dice: NIV è efficace e sicura, è molto sicura anche per gli operatori sanitari. Quindi una parola che ci tranquillizza. E ci tranquillizza anche questo articolo, sempre del 2004, in cui si vede che gli operatori sanitari che hanno lavorato con pazienti che facevano ventilazione non invasiva non erano più a rischio degli operatori che lavoravano con pazienti che non utilizzavano ventilazione non invasiva. Questo fatto del rischio dell'operatore è diventato così interessante che nel 2006 sono stati fatti degli studi con una imitazione del corpo umano il più confacente possibile, per cui hanno creato dei manichini. Dentro questi manichini hanno fatto passare del fumo che poi usciva alla bocca, simulato sostanzialmente una ventilazione. Questo fumo veniva poi letto tramite tecnologia laser e si potevano fare delle mappature su dove si disponevano le perdite attraverso la maschera. E in definitiva anche questo aspetto ci diceva che esistono delle perdite e che queste perdite, contenenti verosimilmente il virus, potevano estendersi fino a mezzo metro dalla maschera e dal volto del paziente che faceva la NIV. Quindi, effettivamente il problema c'è man mano che si aumentano le pressioni, così il problema c'è, e lo si vede in altri lavori, man mano che si aumentano i flussi dell'ossigeno. Possiamo dire con una certa sicurezza che nessun presidio che viene utilizzato per la ossigenazione o per la ventilazione supera però il metro di distanza dal letto. Però certo che qualche dubbio comincia a insinuarci in questo articolo qua. E se guardiamo questo articolo del 2007, vediamo che tra operatori che hanno lavorato a contatto con pazienti con SARS,
quelli che erano maggiori a rischio erano quelli in cui i pazienti, le zone, non tanto gli operatori, ma le zone a maggior rischio di avere un focolaio, erano quelle dove i letti non erano sufficientemente lontani, dove lavoravano le persone mentre erano malate e dove si utilizzava la ventilazione non invasiva. Idem per questo articolo, che praticamente ci dice che è aumentato il rischio di contrarre un'infezione respiratoria, la SARS, in operatori che lavorano con pazienti che utilizzano la NIV, e poi per arrivare ai tempi più recenti in cui la CPAP e la PAP sono considerate manovre in grado di generare aerosol e quindi di trasmettere per via aerea il virus. L'ultimo ciliegina sulla torta sono i rapporti che tutti abbiamo letto dell'Istituto Superiore di Sanità, che ci confermavano questi dati. Quindi ci troviamo in una situazione in cui abbiamo capito chiaramente che questa NIV qualche problema agli operatori la creava sicuramente, e forse anche, pensando bene ai diversi momenti dello scontro con questa epidemia, con questa pandemia, rischiava anche di trasmettersi a delle persone vicine, perché ci sono stati dei momenti in cui forse non riuscivamo a mantenere tanto un'omogeneità di selezione dei pazienti sui letti, e quindi la NIV diventava un ulteriore problema. Ma c'era anche un problema clinico, perché le nostre linee guida ATS-ERS rispetto alla ventilazione non invasiva nella insufficienza respiratoria acuta ci dicono chiaramente che la NIV non può essere sostenuta in situazioni come queste. Se vogliamo vedere la medaglia dall'altro lato, un'altra raccomandazione riguarda l'ARF de novo, cioè l'insufficienza respiratoria insorta recentemente. E diciamo che, volendo sintetizzare un po' il pensiero, diciamo che, come ormai tutti sappiamo, un trial di NIV potrebbe essere offerto al paziente ipossienico su le tre tipologie che ben conosciamo. Attenzione che deve essere offerto in una condizione di monitoraggio massimo e di capacità massima di intervento e di rapidità massima di intervento se il paziente dovesse deteriorarsi. Perché sappiamo che questi pazienti si deteriorano più velocemente, e una volta che si deteriorano sono difficili da recuperare. 2014 mi sembra che dal punto di vista clinico ci dia di nuovo un'indicazione, e questa volta parliamo di H1N1, la NIV non è una terapia di prima linea per l'H1N1. Questo libro proviene dalla Cina, e quindi è qualcosa che loro hanno pubblicato dopo che hanno vissuto la loro esperienza, e anche loro dicono che la NIV non è fortemente raccomandata in pazienti che hanno fallito il trattamento con gli antiflussi. Badate bene, non è una contraddizione, tutto sommato, perché gli antiflussi in Cina sono stati considerati come terapia di prima linea. Per cui il senso è, se fallisce la terapia di prima linea, non perdere tempo a fare terapie di rescue, ma pensa direttamente alla rianimazione o all'intubazione. Quindi, facendo un po' i conti di questo nostro ragionamento fatto tutto, io ve lo sto raccontando anche un po' così con tranquillità, ma immaginate quei giorni lì quando c'era bisogno di capire e di sapere. Della NIV a un certo punto capiamo che è una terapia potenzialmente pericolosa per il personale, clinicamente non del tutto indicata. Sì, nell'insufficienza respiratoria acuta ipossica, con le premesse che ci siamo detti. E poi, perché dovremmo usare la NIV quando sappiamo che il problema in queste situazioni è un problema di scambio e non di pompa? Quasi mai o raramente i pazienti sono ipercapnici, se non proprio in fase di esaurimento muscolare, sono ipercapnici in queste situazioni. Anzi, di solito sono ipocapnici. E poi i possibili danni: ritardo di intubazione, paro valvolotrauma e tutti gli effetti collaterali della NIV che conosciamo. La nostra società scientifica, qua interessante vedere come le varie società scientifiche hanno raccomandato in prima linea determinati presidi, parlava della CPAP col casco, e la nostra scelta in effetti è stata quella di trattare fin dove potevamo i pazienti con la CPAP col casco.
Giovanni ha fatto delle citazioni latine e io invece mi accontenterei di improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo che Gunny Highway, chi non lo conoscesse, è un personaggio interpretato da Clint Eastwood che fa il sergente dei Marine, cattivo ma col cuore d'oro, diciamo così, se è vero ma col cuore d'oro, e che diceva che il Marine doveva improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. Ed è un pochino quello che ci siamo trovati a fare noi. Perché in quei giorni lì, nel giro di poco tempo, abbiamo dovuto incrementare i nostri letti in maniera importante, raggiungendo il numero di 18 letti di terapia semi-intensiva e 27 letti di terapia che noi chiamiamo intermedia, cioè non bassa intensità, il tutto partendo, andando ad occupare reparti degli altri, un pochino la storia che ha raccontato Giovanni, che credo che sia un po' la storia di tutti noi, per cui ritengo che non sia particolarmente originale adesso soffermarsi su questo dato, ma sul fatto che ci siamo trovati a un certo punto a veder stravolgere tutte le nostre riflessioni. Perché? Perché non avevamo flussimetri, non avevamo così tanti sicuramente da coprire il fabbisogno. A un certo punto abbiamo esaurito qualsiasi generatore di flusso che fosse a disposizione nei dintorni, comprese pompe di bicicletta e quant'altro. Quindi a un certo punto abbiamo dovuto tornare sui nostri passi e rivalutare la cara vecchia NIV. Perché? Perché avevamo dei ventilatori di alta fascia che abbiamo utilizzato per fare la CPAP, ma avevamo anche dei ventilatori domiciliari e che quindi alla bisogna sono entrati assolutamente in gioco, cercando di mantenere queste regole che la European Respiratory Society, la European Society of Intensive Care Medicine avevano dato a proposito dell'H1N1. E naturalmente basandoci sulla lettura delle riviste che avevano fatto pubblicazioni in questo senso, come questa rivista cinese, il cui senso è chiaro a tutti, ma se ci soffermiamo sulle immagini, vedremo due o tre punti fondamentali della NIV. Uno, non si ventila a perdita per nessuna ragione. Due, se si deve ventilare, usiamo maschere non vented con in mezzo un filtro. Umidificato o non umidificato, questo ha un po' meno rilevanza, ma a seconda del tipo di paziente che ci troviamo ad affrontare, sotto il quale metteremo un sistema di espirazione. Per quanto riguarda invece l'utilizzo dei ventilatori a bitubo, la raccomandazione in questo caso è l'utilizzo di filtri in entrata e filtri in uscita, soprattutto per i ventilatori che lavorano a turbina e che quindi possono avere dei rischi anche in entrata. Qual è la nostra esperienza? In tutto abbiamo seguito 194 pazienti, di cui 135 maschi e 59 femmine, di età media di 67 anni. 105 pazienti sono stati trattati con CPAP, 25 trattati con NIV, 23 trattati con alti flussi, la freccetta riguardava sopra, si è mossa di vita propria, quindi questi 25 trattati con NIV, che è il mio argomento, sono il 13% del totale, per un'età media di 64 anni. 29 trattati con ossigeno, 12 trattati in aria ambiente. Perché era stata scelta la NIV a un certo punto? Tanto per dirne una, qualche paziente non sopportava il casco e quindi preferiva addirittura la NIV. 5 pazienti avevano patologie respiratorie loro, BPCO, e quindi erano tendenzialmente ipercapnici, con una PCO2 relativamente bassa. Tenete conto però che in corso di polmonite interstiziale, sicuramente la risposta del sistema dell'apparato respiratorio è una polipnea e tachipnea, quindi tendenzialmente questi 49 mm di mercurio corrispondono a valore sicuramente più alta. Due dei pazienti che abbiamo sottoposto a pronazione avevano la scomodità di tenere il casco e quindi abbiamo utilizzato la NIV tenendoli su un fianco, 12 pazienti perché non avevamo niente altro da fare, da proporre, per dirla proprio tutta. Le interfacce ne abbiamo parlato, i settaggi anche lì, all'inizio abbiamo cominciato dicendo ma dobbiamo fare soprattutto EPAP o PIP alte perché bisogna
reclutare, bisogna reclutare. Strada facendo, abbiamo un pochino adattato anche il nostro modo di lavorare, facendo la distinzione di cui parlava anche Giovanni, e quindi tenendo dei settaggi che erano soprattutto della EPA piuttosto bassi e dando relativamente poco, anzi sicuramente poco supporto, con dei volumi di sicurezza quasi mai messi, solo in alcuni casi quando avevamo bisogno di sedare il paziente o di tenerlo un po' tranquillo e quindi volevamo essere sicuri che comunque un volume minimo lo raggiungesse. Come vedete, con dei, del, però con dei valori piuttosto bassi. Alla fine di questa breve esperienza e con numeri molto ridotti come sono, ci domandiamo: ma i pazienti con la NIV come sono finiti? Beh, 12 sono stati dimessi a domicilio, 8 sono stati trasferiti in bassa intensità e poi dimessi in seguito, uno è stato trasferito in fisiatria, quindi a fare la riabilitazione al reparto, 4 pazienti sono deceduti, di questi 4 pazienti l'età media era 80 anni ed erano presenti comorbidità, e dei nostri 25 pazienti 0 sono stati trasferiti in rianimazione. Potrebbe anche essere, dico con tutta trasparenza, il fatto che alcuni pazienti non avevano indicazione ad andare alla rianimazione, quindi non è detto che sia tutto merito della NIV e che tutti siano andati bene, però non abbiamo avuto complicanze particolari che abbiano implicato l'interruzione del trattamento. E per tornare al tema fondamentale, a uno dei temi, dei due temi fondamentali, l'aspetto clinico e l'aspetto invece di sicurezza, ad oggi è stato solo contagiato tra tutti gli operatori della pneumocovid, e questo contagio verosimilmente appare del tutto slegato all'eventuale contatto con i pazienti con il. E concluderei ringraziando di nuovo chi mi ha invitato per parlare, ma soprattutto ringraziando tutti i colleghi e le colleghe che in questi 2 mesi si sono impegnati con forza e con dedizione. Grazie, ho concluso. Grazie, dottor Perboni. E adesso è il turno del dottor Alessio Mattei. Prego. Buongiorno a tutti. Un attimo che apriamo. Intanto ringrazio molto il dottor Roberto Protta per l'invito e gli organizzatori. Scusate, sono andato. Ecco, allora io vi parlerò della gestione di questa emergenza Covid in Città della Salute, nel mio presidio che è il presidio Molinette. È un ospedale grande, come penso sapete, e che ha retto abbastanza bene anche questo ospedale all'emergenza, con ovviamente una rivoluzione un po' dei posti letto. Se andiamo a vedere come organizzato nel massimo, diciamo nel momento in cui c'è stata la massima accoglienza, intorno al 15 aprile, dal 15 al 19 aprile, vedete che sono state aperte 4 unità di unità Covid a bassa intensità di cura, 2 unità subintensive, una nostra, pneumologica, e una della medicina d'urgenza, a seguire dalla nostra. Abbiamo iniziato prima noi, poi gli urgentisti, di 14 letti tutte e due. In più ci sono nell'ambito del presidio Molinette 3 terapie intensive Covid con 30 letti disponibili, per un totale di 140 letti dedicati ai pazienti Covid su un numero di posti letti però di 848 letti. Quindi di fatto l'ospedale ha continuato a dare comunque ovviamente, come penso un po' tutti gli ospedali, ad avere un programma alternativo al Covid, soprattutto per il programma trapianto, per le urgenze chirurgiche, cardiochirurgiche, per tutto quello che è l'organizzazione oncologica, per tutto quello che è la nostra anche organizzazione extra-Covid. Anche noi ci siamo divisi, diciamo, anche noi pneumologi, in 2 gruppi, con un gruppo che si è staccato e si è, diciamo, occupato esclusivamente della subintensiva Covid, un altro gruppo che invece ha proseguito tutta l'attività no Covid, quindi broncoscopia, programma trapianto, polmone, e tutto quello che è l'ambulatorio della ventilazione non invasiva dedicato ai pazienti neuromuscolari e non, che
che comunque è andato, ha continuato a, a sostenere il suo lavoro e a comunque vedere i pazienti, soprattutto sia per quello che sono le urgenze, sia per quello che sono l'avviamenti, l'avviamento alla ventilazione dei pazienti più critici, ad esempio SLA e altri neuromuscolari. Come vedete, diciamo, nel momento del massimo impatto, intorno alla metà aprile, sono stati ricoverati complessivamente 400 pazienti Covid alle Molinette. Per quello che riguarda invece la nostra subintensiva Covid pneumologica, dal 13 marzo, il giorno in cui abbiamo iniziato il nostro lavoro, anche noi con tutta una serie di spostamenti a reparti, eccetera, eccetera, non mi sto a dilungare su questo, al 5 maggio, cioè a ieri in pratica, abbiamo ricoverato nel reparto di subintensiva 66 pazienti, con, vedete, queste sono le caratteristiche dei pazienti ricoverati. Pazienti acuti, provenienti in parte dal pronto soccorso, dall'odio, dal pronto soccorso di animazione, in parte, questo è un dato abbastanza interessante, perché abbiamo accolto moltissimi pazienti anche in seconda battuta dei reparti Covid, cioè pazienti che sono peggiorati in seguito, in corso di degenza, in reparti Covid dove erano stati inizialmente ricoverati. Poi un'altra fetta importante di lavoro è quella post, diciamo, terapia intensiva, sia per i pazienti estubati sia per i pazienti tracheostomizzati. Come vedete, un 10% di estubati e di tracheostomizzati sono stati, hanno proseguito le cure nel nostro reparto, nella nostra unità. Un'altra fetta di 10% sono pazienti con altre caratteristiche, cioè pazienti che richiedevano un alto, diciamo, monitoraggio e comunque avevano pur sempre un problema respiratorio non così grave, ma magari per esempio, non so, pazienti con encefalopatie gravi che quindi dovevano sempre connessa alla patologia Covid, oppure pazienti con problematiche varie, diciamo, non particolarmente comunque legate alla ventilazione, un 10%. Se andiamo a vedere i dati, vedete, su 66 pazienti sono stati intubati 12 pazienti, 8 sono deceduti, ancora 4 sono vivi, sono invece vivi, e di fatto sono deceduti in totale 14 pazienti, di cui 9 pazienti do not intubate. La degenza media nel nostro reparto è stata di 8,8 giorni, questo anche grazie alla, diciamo, ottimo lavoro dei bed manager che in fase di stabilizzazione ci hanno aiutato a trasferire i pazienti in reparti a più bassa intensità di cura. Questo è il nostro reparto, questa è la prima fase dove eravamo allocati nell'UTIC della cardiologia, poi ci siamo spostati nel reparto e l'UTIC è diventata invece una terapia vera e propria, terapia intensiva respiratoria. Nel massimo, diciamo, della, come siamo ora, insomma, dell'impatto della malattia, noi appunto ci siamo spostati nel reparto biologico, nella degenza normale, e l'UTIC, che è questa dove abbiamo iniziato il nostro lavoro nella prima fase, dove sono stati invece, è stata diciamo implementata una terapia intensiva con 14 posti letto. Quindi noi ci siamo spostati poi nel reparto e questo ha necessitato di comunque una organizzazione del reparto anche per noi, quindi il discorso dell'ossigeno, il discorso del monitoraggio con un monitoraggio anche di tutte le camere che si potesse vedere che fosse centralizzato, eccetera, eccetera. E, per quello che riguarda il tipo di trattamento, la fatta da padrone e da principe, ovviamente il trattamento con casco CPAP, un po' tutti come abbiamo già visto più volte riferito. Noi abbiamo utilizzato i nostri ventilatori per fare questo tipo di trattamento, che sono ventilatori da subintensiva, e quindi abbiamo adottato questo tipo di circuito, appunto monotubo, con doppio filtro in ingresso e in uscita e perdita intenzionale che doveva garantire un flusso di uscita maggiore di 45-50 litri al minuto, tale da determinare un effetto diciamo di smaltimento della CO2 del refilling idoneo. Questo è il motivo per cui abbiamo lavorato con questo tipo di trattamento, con questo tipo di, diciamo,
ventilatori. Ovviamente abbiamo scelto l'elmetto come scelta prioritaria perché dava delle maggiori garanzie rispetto alla maschera nel ridurre l'aerosolizzazione e quindi l'impatto del virus sugli operatori, e anche comunque la possibilità di essere utilizzato per più ore consecutivamente con maggiore sopportazione da parte del paziente. La cosa importante, su questo poi ricalchiamo poi nel proseguo della presentazione, è stata la possibilità, grazie ai ventilatori, di poter monitorare con una buona stima e con una buona precisione i volumi, le perdite e tutti i parametri ventilatori, compresa la frequenza respiratoria. Questo ci ha permesso di comunque valutare con una certa precisione quando il paziente poteva peggiorare, quindi aveva necessità di essere intubato. Ecco, quindi avere, diciamo che il fatto di poter fare la CPAP con un ventilatore in grado di monitorare perfettamente tutto quello che sono i parametri di ventilazione ci ha permesso di migliorare anche il monitoraggio del paziente. Per quello che riguarda la tipologia di pazienti, vedete, i pazienti che adesso analizziamo sono 33 pazienti, i primi 33 pazienti in acuto, e su questi io ho dei dati già preliminari che vi posso portare, su 46 pazienti che abbiamo invece in acuto per il momento curato. L'81% come vedete erano maschi, con un'età media di 66 anni, quindi non così alta, è l'età media, quindi sono pazienti con un'età non elevata, anche perché nella scelta del paziente comunque il rianimatore ci ha sempre inviato i pazienti che avessero comunque un percorso da tentare di tipo non invasivo adeguato, altrimenti venivano direttamente intubati in fase di triage, o comunque rimanevano nella terapia intensiva del pronto soccorso se erano molto gravi e per eventualmente un'intubazione. Il BMI vedete è tendenzialmente un po' alto, e questo potrebbe essere un fattore di rischio che spiega l'aggravamento maggiore di questi pazienti. Il SAPS era molto elevato come vedete, e mediamente i pazienti presentavano un numero di comorbidità intorno ai 2, ma di fatto non abbiamo mai visto un grosso numero di comorbidità in questi pazienti, per esempio soprattutto le nostre comorbidità respiratorie tipo la BPC o l'asma, non abbiamo visto tanti pazienti che BPC o in gravi condizioni a seguito della patologia. Ed ecco i dati. Allora, i dati che vedete, questi sono i dati in ammissione, cioè quando abbiamo avviato trattamento con CPAP, e se guardiamo il PF, vedete è un PF molto basso, 130, frequenza respiratoria elevata, quindi pazienti che tiravano, che sicuramente tiravano, che erano in distesa respiratoria, con un BOR non così particolarmente elevato, perché questi pazienti c'è sempre stata, almeno io ho sempre notato, una grossa discrepanza da quello che erano la sensazione soggettiva di dispnea e il quadro respiratorio globale, CO2 basse e un pH lievemente alto. Dopo 6 ore dell'ammissione, vedete che il PF comunque si dimostra essere migliorato, frequenza respiratoria ridotta, il BORG ridotto, la CO2 anche questa migliorata, che è un buon segno, e il volume corrente, e questo è il primo dato di volume corrente abbastanza buono, cioè comunque non elevato, 390. Se andiamo a vedere i dati allo svezzamento dalla CPAP, intendo svezzamento, il passaggio all'alternanza, quello che abbiamo fatto noi nella nostra unità con alti flussi, cioè noi nella fase di svezzamento abbiamo alternato CPAP ad alti flussi, cercando di allungare sempre di più i tempi in cui si facevano gli alti flussi rispetto alla CPAP. Comunque vedete che il PF di questi pazienti era buono, molto buono, 320, la frequenza si è ulteriormente ridotta, il BORG è praticamente azzerato e il volume corrente si è ulteriormente ridotto. Mentre invece i pazienti che sono andati incontro a intubazione presentavano questa situazione invece molto peggiorativa rispetto ai pazienti che nelle prime 6 ore andavano meglio.
Se andiamo a vedere il percorso, vedete più o meno il trattamento intensivo con CPAP con casco durava in media 4-5 giorni. Sono stati pochi pazienti trattati con maschera, prevalentemente, come diceva Alberto, quelli che non hanno sopportato il casco venivano trattati con maschera, ovviamente con maschera non ventilata, filtro e whisper a valle del filtro, ecco, per evitare appunto il più possibile le perdite, anche se sappiamo che le perdite dalla maschera comunque sono poi inevitabili. E altri casi di ventilazione in maschera sono stati molto rari, devo dire, forse uno o due pazienti in tutto il percorso fino ad ora. Sono stati eseguiti nei pazienti responsivi cicli di pronazione di almeno 6 ore per giorno, con cicli di 2 ore, diciamo 2 ore staccati, rimessi, eccetera, quindi in pronazione più o meno mattino, pomeriggio e notte. E, una volta superati, diciamo una volta piano piano si arriva al weaning, dove si alternano appunto o con i ventilatori stessi che sono in grado di fare sia un trattamento ventilatorio con CPAP e anche un trattamento con altiflussi, oppure con i normali, diciamo più comuni presidi per altiflussi. E poi superata questa fase, se il paziente continuava a migliorare, c'è un periodo di osservazione di qualche 1 o 2 giorni in maschera Venturi, se il paziente andava bene in nasocannula, veniva poi trasferito in un ambiente a minore intensità. Questo è un grafico che mette in evidenza su alcuni pazienti, non l'abbiamo ancora di tutti, comunque il vantaggio della pronazione nei giorni. Questo è il primo giorno, il PF da supino e il PF in pronazione, PF da supino, PF in sopranazione, e vedete come comunque i pazienti piano piano migliorassero anche i PF da supino piano piano. Quindi comunque sicuramente si nota il vantaggio significativo della pronazione rispetto al PF da supino in questi pazienti che rispondono alla pronazione. Non tutti i pazienti rispondevano alla pronazione. E se andiamo a vedere un'altra cosa interessante, di questo se ne è ampiamente parlato, comunque i giorni dalla comparsa della sintomatologia, febbre, tosse, dispnea, eccetera, alla missione della subintensiva sono sempre parecchio alti, cioè intorno ai 10 giorni. Cioè noi riceviamo pazienti che sono già praticamente quasi tutti ospedalizzati da qualche giorno, oppure quelli che arrivano dal pronto soccorso che hanno sintomi con febbre elevata da circa 10 giorni, una settimana. Hanno già fatto il ciclo di antibiotico, non avevano risposto, classica situazione. Quindi praticamente sono tutti pazienti che noi di fatto ereditiamo in questa zona, cioè nella zona probabilmente in cui la viremia comincia a scendere e comincia a esserci il vero problema di questa patologia, cioè la forte risposta infiammatoria che tutti conosciamo, la cascata infiammatoria. E quindi anche noi abbiamo imparato a conoscere questa malattia, abbiamo imparato comunque a modulare le terapie in base un po' al tipo di paziente e di quadri radiologici ecografici che siamo andati a trovarci. Questo è brevissimo un caso clinico dove si vede questo caso per farvi proprio comunque riflettere su quello che vi ho appena detto, sul discorso dei 10 giorni come minimo passati dal riscontro dell'inizio della malattia. Questa paziente, che è un os giovane, perché vedete ha 66 anni, con questa recente comorbidità, nel settembre del 2019 una diagnosi di leucemia linfatica cronica ed era sottoposta a un trattamento con chemioterapia conclusa però mi pare prima della malattia. E faceva solo più un farmaco biologico in fase di accensione della malattia del Covid. In data 8 aprile veniva ricoverata in un reparto Covid a bassa intensità per febbre riscontro TAC di limitate aree di vetro sbadigliato, quindi un quadro TAC non così grave e con un quadro EGA in aria ambiente non drammatico, come vedete.
e anche ecografico non drammatico, cioè non c'erano aree di consolidazioni, c'erano prevalentemente linee B diffuse, prevalentemente alle basi, eccetera. Dopo circa 8 giorni di ricovero in Covid-1 con una febbre alta persistente e con una progressione, diciamo, di gravità della malattia, si arriva al trasferimento nel nostro reparto con una paziente molto critica, con brividi, febbre, frequenza respiratoria elevata, un Borg di 4 e un PF di 150. Vedete che all'ecografia già si vede che le linee B sono presenti in tutti i campi con aree consolidative presenti che invece non c'erano all'ingresso in ospedale. Gli esami del sangue, come vedete, dimostrano indici di infiammazione molto elevate, ma un'interleuchina 6 non elevata. Quindi veniva avviata trattamento con CPAP e veniva scelto di fare in questo caso un trattamento con cortisone ad alte dosi, oltre alle solite terapie, eparina a basso peso e idrossiclorochina, eccetera, eccetera. Allora, volevo però, non tanto sul discorso della terapia, però soffermarmi sul quadro radiologico. Guardate il quadro radiologico all'ingresso della paziente. Questo è il quadro in cui, quando è stata ricevuta nel reparto a bassa intensità di cura. E questo è il quadro radiologico all'ingresso invece nel nostro reparto e dopo qualche giorno. Teniamo conto, dopo qualche giorno, quindi quando la paziente cominciava a presentare dei miglioramenti della sintomatologia, noi abbiamo, diciamo, lo facciamo un po' di routine a tutti, ma l'abbiamo mandata in TAC per escludere comunque dei fatti embolici che sono molto frequenti in questi pazienti. E guardate l'TAC. Allora, guardate l'TAC il 24 aprile, quindi il 17 era entrata da noi, il 24 stava già andando un po' meglio, e questa era l'attacco del 24. Se andiamo avanti nel nostro percorso, questa è l'attacco in fase di, diciamo, dimissione. La paziente è stata dimessa oggi, io non c'ero in ospedale, ma l'hanno dimessa oggi in aria ambiente, cioè il paziente non è più in ossigeno terapia e continua una quota scalare di cortisone e ha concluso tutte le altre terapie. Di fatto è andata a casa con una buona risposta clinica e terapeutica, ovviamente con un percorso che sarebbe necessario anche di tipo riabilitativo, se riusciremo a farlo. Questo è il confronto, appunto, ecco, questi sono gli apici, i campi medi e le basi. Questi sono i dati di follow-up, come vedete, ma non mi dilungo più di tanto, comunque le mie conclusioni sono che questa malattia è una malattia molto difficile che stiamo incominciando a conoscere con l'esperienza. È tutto giusto quello che ha detto Giovanni all'inizio, nel senso che abbiamo dovuto modulare un po' tutto quello che è la nostra risposta clinica terapeutica su questi pazienti di giorno in giorno. In pratica, comunque, è una malattia molto complessa, molto variegata, non uguale in tutti i pazienti. C'è il paziente che ha più problematiche, diciamo, di tipo microangiopatico, quello che ha più problematiche di tipo respiratorio, abbiamo avuto un sacco di effetti di altre complicanze varie, anche legate ai farmaci, anche questo bisogna dirlo, eccetera. Comunque, pazienti sottoposti a intubazione, dai nostri dati è evidente, questa è una cosa evidente, presentavano valori ridotti di PF e soprattutto, quello importante, una maggiore frequenza respiratoria, un elevato volume corrente dopo il primo trend, il primo trial di CPAP. Quindi in questi pazienti è inutile continuare la CPAP, bisogna, diciamo, arrendersi e non prolungare il trattamento e intubare il paziente. Comunque, io ritengo che la CPAP abbia un ruolo importante nella fase acuta di questa malattia, con anche l'associazione degli altri flussi, sia in fase di svezzamento sia nei casi meno critici. Ha un ruolo importante nei pazienti responsivi alla pronazione, e anche l'adeguamento e l'ottimizzazione, che ancora adesso è in fase di, secondo me, di ottimizzazione del trattamento di questo farmacologico di questi pazienti. Allora, l'ultima cosa, io devo enormemente ringraziare tutte queste persone, gli operatori sanitari, gli infermieri, che si sono, diciamo,
veramente impegnati allo stremo per i pazienti. Io sono quasi commosso da questi ragazzi che si sono dati un da fare enorme, e un ringraziamento anche agli operatori, alla direzione sanitaria che ci ha aiutato nell'organizzazione dei ricoveri e soprattutto nella comunicazione dei dati ai parenti e a tutti i colleghi che hanno lavorato con me. Vi ringrazio e avrei concluso la relazione. Grazie dottor Mattei, grazie a tutti i relatori. Ho una domanda per voi. Un partecipante chiede se continuare con l'ossigenoterapia domiciliare in un paziente con regressione quasi completa della polmonite bilaterale, ma saturazione che si mantiene fra 93 e 91 nonostante ossigenoterapia notturna. So chi vuole intervenire. Andate pure. Allora, Ma mi posso offrire, poi vediamo, dipende un attimino come era l'imaging radiologico del paziente alla dimissione, nel senso che se aveva comorbidità, se lo potete fare un fatto in precedenza, definirlo così è un po' difficile. Certo che se era un signore sano prima di ammalarsi, una saturazione accettabile, forse meriterebbe una rivalutazione radiologica, ad escludere magari degli elementi microembolici che possono essersi verificati, poi troppi pochi dati per poter dare una risposta completa. Ma più in generale, sono Balbi, la domanda sorge spontanea, nel senso che anche alla dimissione, dopo un periodo di riabilitazione, come abbiamo fatto a Veruno, rimangono fortissimi dubbi su tutta una serie di pazienti e non necessariamente sui più anziani o sui più comorbidi. Ovviamente siamo stati, come comunità scientifica, sommersi e medica, sommersi dall'ondata, ma appena riprendiamo fiato anche noi dovremo porci il problema, ma penso che dottor Frotta, con la forma del COVID free, se lo stanno ponendo abbondantemente, di come gestire non solo tutti i pazienti che mai sono stati COVID, ma tutti i pazienti che sono stati COVID e valutarli nel tempo con un follow up per vedere in chi e in che modo e quanto, in che misura ci sono stati degli esiti. Perché se parliamo di polmoniti interstiziali, se parliamo di forme simili a RDS, anche se con varianti come descritte degli altri relatori, è possibile che alcuni pazienti abbiano degli esiti anche permanenti, quindi vanno valutati questi pazienti in un modo o nell'altro con le forze in campo. Sì, sono Alberto Perboni, se posso aggiungere ancora una cosa, è che noi stiamo cominciando a vedere un pochino i pazienti che hanno cominciato, i primi che sono arrivati. Allora in questi giorni abbiamo rivalutato il paziente numero uno del San Luigi, e lui ha una radiografia, è stato in rianimazione, intubato, è stato estubato, poi trasferito nella nostra sala intensiva e poi trasferito in riabilitazione, e adesso è in dimissione, ha una radiografia del torace per adesso perfettamente normale, ma con una spirometria che ha, nel quale si ravvisa una volumetria ai limiti inferiori di norma, sui 78, 78% di capacità vitale e di DLC, e una DLCO al 48%. Questo per dire che anche una radiografia normale non ci deve lasciare tranquilli, e che soprattutto i pazienti che hanno avuto delle forme più importanti e più impegnative sono da monitorare strettamente, ed è un lavoro che credo che soltanto noi pneumologi sapremo fare in maniera corretta, e quindi sarà un ulteriore carico di lavoro, ma che secondo me è piuttosto importante. Se posso aggiungere ancora una cosa, sono concordo con Alberto in tutto, e anche noi ci stiamo organizzando per il follow up dei pazienti in dimissione, perché come hai fatto capire anche tu, questi pazienti comunque possono, non è detto, non si sa ancora come evolverà la malattia nel tempo, se possono esserci dei
un'evoluzione fibrotica, interstizio epatica, oppure se piano piano si avrà una restituzione. Quindi anche noi li monitoreremo con la spirometria. Un attacco faremo, comunque nel nostro programma abbiamo pensato di fare comunque a distanza un attacco anche con mezzo di contrasto per valutare anche il discorso trombotico, il test del cammino dei 6 minuti e la rivalutazione pneumologica. Dunque, se posso, sono Prota, se posso aggiungere due cose alle corrette osservazioni che sono state fatte, per quanto riguarda diciamo la rete pneumologica, il sottoscritto ha proposto, questo probabilmente nella prossima delibera vedremo qualcosa, un percorso di rafforzamento sulla telemedicina. Questo è la prima cosa. Poi sicuramente, come un po' come tutti i grandi centri, ci sono delle cose in divenire sul follow up di questi pazienti che non è dato sapere da qui ai prossimi 6 mesi la cui evoluzione. Quindi un ruolo abbastanza importante, secondo me, l'ha già accennato il dottor Mattei, è quello del test del cammino. E questo ci fa a volte discernere una categoria di pazienti che sono borderline di metterli a casa in ossigenoterapia o meno, stesso test del cammino che ci fa decidere quando dobbiamo ricoverarli. Comunque bisogna puntare in questo contesto molto sulla telemedicina, e questo è un discorso molto aperto che vale anche non solo per questi pazienti ma per tutti i pazienti che abbiamo già in ventilazione meccanica o comunque affetti da patologia del sonno e che sono poi diventati anche pazienti Covid positivi. Quindi si apre uno scenario in cui sicuramente vedremo l'evolversi di cose che in questo momento non possiamo determinare. Follow up stretto è sicuramente raccomandato. Bene, se ci sono altre domande. Grazie per il vostro intervento, ringrazio tutti i relatori per la vostra disponibilità.